perché appunto stimo moltissimo l'ambasciatore Bruno Scapini e quindi sono particolarmente onorata di introdurre questo suo ultimo lavoro. Anzi, lo faccio vedere se qualcuno già ha visto che l'ha comprato oppure. Quindi l'anomalia della terra promessa, Caribano Editore. Sono felice, come dicevo, di introdurre questo libro e di condividere insieme a voi questa opera che è veramente di grande, di alto spessore, sia dal punto di vista letterario, sia per la tematica che tratta, che è appunto il conflitto israelo-palestinese. Ringrazio particolarmente anche qui l'illustre relatrice, la dottoressa De Angelis. Sarebbe dovuto essere qui con noi anche il dottor Talal Krais, che è un esponente molto importante del giornalismo internazionale e che purtroppo per motivi di salute non potrà essere qui presente. Però volevo leggervi appunto brevemente anche la sua biografia e poi leggerò un messaggio che ha mandato per tutti noi, per tutti voi. Talal Krais è un giornalista di fama internazionale per anni per corrispondente di guerra. Ed è responsabile delle relazioni internazionali dell'associazione italo-araba di Assadaqa, fondata nel 1994, che significa amicizia, attraverso la quale, con la sua esperienza professionale e umana, Krais è impegnato nella formazione di iniziative internazionali di divulgazione della cultura per la convivenza, la pace e la cooperazione tra popoli, fornendo anche assistenza a giornalisti di tutti i paesi in missione in zone di crisi, in particolare in Medio Oriente e in Africa. In virtù di tale attività ha ottenuto il riconoscimento ufficiale della Lega degli Stati Arabi. Ecco, adesso leggerò il messaggio che ha mandato. Scusate, ma Azione. Mi aiuto. Ah, grazie, grazie mille. Motivi di salute mi hanno impedito di essere tra di voi fisicamente, ma non mi hanno allontanato. In questa tua lotta, signor ambasciatore, appunto Bruno Scapini, per un mondo che abbia un volto umano, dal tuo pensiero di un mondo giusto. Questo tuo bellissimo libro è un grande contributo per capire ciò che la media in generale, che i media in generale vogliono raccontare. Signor ambasciatore, molti giornalisti come me sono al tuo fianco e lo saremo nel futuro. Talal Krais. Questo per far capire l'appoggio che ha il dottor Bruno Scapini. Ringrazio la libreria Ora Felix, il cui proprietario appunto si è presentato prima, perché questa libreria è veramente un punto fermo fondamentale anche della città di Roma ed è un cenacolo di importanti iniziative culturali e letterarie. Io sono stata qui altre volte per altre manifestazioni, per altri eventi, come molte persone che sono qui presenti. E quindi veramente grazie dell'ospitalità, della gentilezza. E un ringraziamento speciale a tutti voi presenti, in particolare a Sua Eminenza, un attimino devo leggere il nome, l'ambasciatore dell'Armenia qui presente questa sera, l'ambasciatore Zovinar Ambarzumian. È molto importante la sua presenza proprio perché il dottor Scapini è stato per molti anni ambasciatore per l'Italia in Armenia, quindi è una presenza veramente importante. Grazie. Un ringraziamento personale voglio appunto dare al dottor Scapini che ha voluto che io presentassi questa sera, iniziassi questa introduzione, poi ovviamente loro parleranno in maniera più approfondita dell'argomento affrontato nel libro. Devo dire che questa non è stata soltanto, diciamo, non è la prima presentazione. Questo libro ha avuto un battesimo molto importante al Donna Palace Hotel a Roma il 22 dicembre scorso. Ed erano presenti delle personalità veramente importanti a quella presentazione e c'erano appunto Sua Eminenza l'ambasciatore della Palestina, Abir Odeh, c'era il politico che tutti conosciamo Marco Rizzo, che attualmente è il segretario del Partito di Democrazia Sovrana Popolare, è intervenuto anche Francesco Toscano, che era in collegamento dagli studi
del suo canale, appunto Visione TV, ed era in collegamento, quindi ha fatto un bellissimo intervento. Attualmente presidente del partito, appunto, Democrazia Sovrana Popolare. E poi diciamo, c'è stato l'intervento critico del critico letterario professor Marino Biondi. Insomma, è stata veramente una presentazione epocale in un certo senso, a dimostrare proprio l'interesse che suscita diciamo, sia la persona sia l'opera di Bruno Schiavini. Allora, non so se molti di voi probabilmente lo conoscono, il dottor Schiavini, però brevemente vorrei leggere appunto due note biografiche. Diplomatico, dopo 40 anni di carriera, inizia la sua attività di scrittore nel 2018 col romanzo Operazione Achtamar, sul genocidio armeno. Poi Ark Titos, La scacchiera di ghiaccio, Artsakh, Confessioni sulla linea di contatto e Somnium, Urla dell'universo. Tutti Calibano Editore. E quindi siamo qui invece questa sera per l'ultimo suo grande lavoro. Non so quanti di voi abbiano avuto già l'occasione di leggerlo. Per quanto mi riguarda, diciamo, io l'ho letto tutto d'un fiato e non mi ritengo un'esperta di geopolitica, come magari possono essere loro qui presenti, ma devo dire che lui ha una capacità eccezionale di trasformare grandi e importanti argomenti in una possibilità, ecco, per il lettore di introdursi in argomenti non proprio facilissimi per chi non è addetto ai lavori, con una capacità letteraria eccezionale. Quindi, come dicevo, la sua capacità, soprattutto come scrittore, è una cosa che mi ha molto sorpresa, perché magari dopo 40 anni di lavoro diplomatico ci si aspetta magari che una persona, quando va in pensione, con il suo calibro, con la sua, diciamo, esperienza, magari comincia a scrivere, non so, dei trattati, dei saggi, oppure appunto una raccolta delle sue esperienze sul campo. Invece lui ha dimostrato proprio un talento straordinario come romanziere, e questa è una cosa non del tutto scontata. E quindi io sono qui soprattutto per diciamo, dare un riscontro in merito a questa sua capacità di romanziere. Anche i suoi precedenti romanzi sono tutti di fantapolitica, e quindi lui usa diciamo, la strategia, in un certo senso, letteraria del romanzo per trattare di temi importantissimi, sociali, politici, attuali, che riguardano o specifici paesi oppure anche problemi, insomma, dell'umanità intera, però conducendo il lettore attraverso la trama ben costruita di un romanzo ad affrontare tematiche, diciamo, a volte ostiche, no? Per chi non è addentro, diciamo, perché magari voglio dire, ovviamente, non so, giornalisti, politici, scrittori, magari per lavoro sono portati anche ad avere più tempo a fare delle letture più specifiche, più approfondite. Altre persone magari hanno difficoltà, anche attraverso le informazioni che ci arrivano dai mass media, ad avere delle idee in un certo senso organiche rispetto a quanto succede nel mondo, no? Quindi molti di noi hanno anche dei dubbi, hanno difficoltà a, diciamo, ad avere delle idee su tematiche importanti e problematiche. E attraverso i romanzi di Schiavini devo dire che invece ci si addentra proprio in maniera facilitata, ecco, in tematiche veramente importanti, ci si chiarisce anche molto le idee. Ecco, quindi veramente io lo consiglio a tutti perché è veramente anche molto molto affascinante. E, per esempio, appunto, questo libro ha la caratteristica, la peculiarità di essere stato scritto ben 3 anni prima dei fatti del 7 ottobre, cosa che non si direbbe perché a sfogliarlo, a cominciarlo a leggere, sembra invece recente, sembra un libro veramente scritto da poco, scritto dopo. Questo ci fa già capire appunto la conoscenza approfondita, dettagliata della situazione geopolitica delle zone interessate nel romanzo, che hanno portato appunto il dottor Schiavini ad avere quasi una visione avveniristica, cioè di ciò che sarebbe accaduto in futuro. E questo ci fa capire appunto come lui è addentro a queste tematiche. È un libro appunto che tratta in maniera approfondita la questione palestinese,
spiega dei concetti fondamentali, ma in maniera proprio chiara, e lo spiega attraverso i dialoghi dei vari personaggi, personaggi di fantasia, ma estremamente verosimili. E quindi veramente ne stavo proprio parlando con una persona che ha letto il libro tempo fa e le ho detto: guarda, io avevo veramente delle confusioni, no? Rispetto a dei concetti, non so, sul grande Israele, su alcune cose, insomma, che magari avevo idee confuse comunque, nonostante cerchi di informarmi, no? Invece lui dice, le spiega veramente in maniera precisa, dettagliata e in maniera facile, appunto. È un grande facilitatore, quindi oltre a scrivere sapientemente e ad avere un tipo di scrittura, come posso dire, molto raffinata, ecco, molto elegante, è anche capace appunto di diramare dubbi per non qualsiasi lettore, ecco, di qualsiasi genere. E quindi sono molto approfonditi, non so, per esempio, la descrizione di luoghi, ambienti, il profilo psicologico dei personaggi, è un libro pieno di intrighi, di situazioni intriganti anche, e quindi è veramente avvincente. Non ci sono, tra l'altro, ecco, questa è una cosa anche che ho notato, non ci sono sbavature nel racconto, non ci sono momenti morti, anzi è ricco di colpi di scena ed è ricco anche di sentimento, sentimento scaturito ovviamente dalle emozioni che suscita la situazione israelo-palestinese, ma anche di vicende poi d'amore che accadono, diciamo, durante la storia del libro, insomma, da parte di vari personaggi, insomma, di nazionalità diverse, quindi è molto bello, molto, molto tenero, insomma, anche da questo punto di vista. Il protagonista del libro è un cattivissimo. Abraham Kanen, che quindi già dal nome si può capire, che è stato sostanzialmente incaricato dalla CIA, dal governo americano, a collocare un cannone laser sul monte Ararat e avrebbe dovuto con questo cannone fermare, bloccare quelli che erano, diciamo, i rifornimenti delle armi verso Hamas ed Hezbollah. In realtà questo Kanen, diciamo, trama attraverso le frange più estreme del sionismo invece un altro piano, per cui la sua intenzione è creare una guerra senza precedenti tra i paesi arabi. Quindi è veramente un libro pieno di colpi di scena e sembra veramente un film d'azione, ecco. Adesso vi lascio la parola ovviamente a loro che faranno degli interventi tematici più precisi sulla questione palestinese.